Buon inizio di giornata e bentrovati a Prima Notizia, l'appuntamento con la rassegna stampa e web della Nuova TV. C'è l'emergenza coronavirus in primo piano sui quotidiani di questo giovedì 1 aprile, in particolare la campagna vaccinale dedicata alle categorie dei super fragili, dove non mancano le criticità, come purtroppo hanno potuto constatare i dializzati di un paese del Materano, ma vedremo più tardi di cosa si tratta. Sempre restando all'emergenza coronavirus, parleremo degli anticorpi monoclonali di questa cura, dove anche qui non mancano i problemi, soprattutto c'è poca chiarezza in merito ai protocolli e alle procedure che i medici di base dovrebbero seguire per rendere accessibile questa cura. C'è poi il racconto di chi ce l'ha fatta, come Monsignor Orofino, il vescovo della diocesi di Tussi. Lagonegro è uscito dal tunnel del coronavirus e ci ha raccontato il suo percorso di guarigione dal Covid-19. Infine lo sport con il turno infrasettimanale di campionato. Ma prima di tutto vediamo qual è il tempo previsto per oggi con gli esperti di Meteo7. Buongiorno da Raffaella De Stefano e dallo staff Meteo7 per un nuovo aggiornamento meteo sulla Nuova TV. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e l'alta pressione a partire da oggi andrà gradualmente sgonfiandosi, portando un peggioramento del tempo nel weekend che seguiremo poi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la situazione di oggi, giovedì 1 aprile, il campo anticiclonico garantirà ancora condizioni di bel tempo, anche se durante le giornate, specialmente nelle ore un po' più calde, sono previsti degli addensamenti pomeridiani con formazioni di nubi cumuliformi che potrebbero dare origine a isolati e brevi rovesci, specialmente sulle zone interne del nord-ovest regione, un po' più soleggiato invece il lato orientale. Le temperature saranno in ulteriore aumento con una massima di 19 gradi su Potenza e 21 su Matera, mentre le minime resteranno comprese fra 6 gradi su Potenza e 7 su Matera. Un po' su tutta la regione avremo valori decisamente primaverili. I venti saranno deboli da nord-ovest con mari in prevalenza calmi o poco mossi. Per quanto riguarda la situazione di domani, venerdì 2 aprile, l'alta pressione comincerà a perdere terreno al nord Italia, ma l'instabilità si farà sentire anche dalle nostre parti. Infatti, se al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi, durante il pomeriggio l'aumento della nuvolosità potrebbe dare origine a isolati e brevi rovesci, ma non escludiamo la possibilità di qualche temporale. Per quanto riguarda le temperature, saranno in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, infatti potremmo toccare i 20 gradi su Potenza, mentre su Matera registriamo 21 gradi di massima. Per quanto riguarda le minime, saranno anch'esse in lieve aumento con 7 gradi di minima su Potenza e 8 su Matera. I venti saranno sempre occidentali, un po' più forti in prossimità dei monti, e i mari invece risulteranno comunque sempre tranquilli. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per maggiori dettagli e informazioni potete scaricare la nostra app Meteo7. Un caro saluto e una serena Pasqua a tutti. E ringraziamo gli esperti di Meteo7 per il contributo meteo e adesso iniziamo la nostra consueta rassegna stampa partendo dalla prima pagina della Nuova del Sud di oggi. In primo piano c'è l'emergenza coronavirus, in barella pur di vaccinarsi, ma si dimenticano di loro. A Policoro la storia di 15 dializzati in fila per 3 ore, ma finisce anche peggio, tutti a casa senza la dose del vaccino, in due si sentono male.
Sempre in ambito coronavirus, parliamo della cura con gli anticorpi monoclonali. Bardi gonfia il petto, ma si scorda di medici e pediatri. Lo dicevamo prima, la solita politica degli annunci, c'è questa carenza di informazioni sui protocolli da seguire perché queste cure possano essere rese fruibili. Peccato che si debba prescriverli, che chi debba prescriverli come i medici di base e i pediatri di libera scelta non conoscano neanche le procedure. Dicevamo del racconto di chi ce l'ha fatta in questa lotta contro il Covid. Sono guarito, torno tra la gente, sono le parole di Monsignor Vincenzo Rofino, che lancia anche stoccate alla politica, preoccupato dal vuoto politico. La Basilicata deve ripartire. Monsignor Rofino sconfigge il Covid, il racconto del periodo più difficile della malattia trascorso in un Covid hotel della Caritas. Il monito alle istituzioni, serve visione. Bardi, un presidente assente. Andiamo per gli spalla, dove c'è il punto di vista di Nino Grasso. Ecco come è stata depotenziata la stazione unica appaltante di Basilicata col silenzio. Vedremo poi nel dettaglio appunto il punto di vista di Grasso. Andiamo di piede, dove c'è lo sport. La Serie C, il Potenza vola, battuta la Cavese, salvezza più vicina. Adesso andiamo appunto all'emergenza coronavirus, attimi di tensione ieri all'ospedale di Policoro, dove per una quindicina di dializzati, come abbiamo visto sulla prima pagina della Nuova del Sud, è saltata la somministrazione del vaccino anti-Covid. I pazienti hanno fatto rientro a casa dopo aver atteso alcune ore invano. Sentiamo Michelangelo Russo. Doveva essere la prima delle due giornate di somministrazione del vaccino anti-Covid, la fine di un incubo, e invece nulla per una quindicina di dializzati della provincia di Matera. Convocati nei giorni scorsi in corrispondenza delle sedute da calendario di dialisi, si sono visti costretti a ritornare a casa dopo aver atteso per ben tre ore, perché stanchi di aspettare invano. Un episodio grave che ha visto protagonisti proprio i soggetti fragili, per i quali da mesi si era consumata una battaglia per riconoscere loro priorità nella campagna vaccinale. E invece la giornata di Policoro è saltata. Al centro di dialisi SM2 è successo di tutto tranne ciò che ci si attendeva. Nessuno degli assistiti ha potuto vaccinarsi. Anzi, un paio di pazienti barellati si sono sentiti male, mentre c'è stato qualcuno in procinto di chiamare le forze dell'ordine. Tutto questo a casa dell'assessore regionale alla salute Rocco Leone. Nel materano le operazioni rivolte ai soggetti fragili erano partite dalla città dei Sassi in lieve ritardo e dando precedenza proprio ai dializzati in favore dei trapiantati e pazienti in attesa di trapianto. Attivati anche i punti vaccinali di dialisi di Tricarico, Stigliano e Tinchi. Secondo una prima calendarizzazione, la prima fase doveva chiudersi nelle prossime ore, ma non è chiaro cosa sia accaduto a Policoro. Una brutta pagina che si materializza a valle dell'inoculazione ormai di 93.000 dosi tra ultraottantenni, personale sanitario, RSA, personale scolastico e appunto soggetti fragili, e pari all'88,3% di quelle concretamente disponibili nelle aziende sanitarie. In provincia di Potenza, vaccinazioni a Baragiano, Vietri, Grumento 9 e Fardella. È continuata anche la campagna a domicilio con la task force inviata da Figliuolo e si è svolta la seconda giornata di immunizzazione per i trapiantati e i pazienti in attesa di trapianto, senza intoppi e brutte figure allegate. E lo ricordiamo, da domani, venerdì 2 aprile, al via la campagna di vaccinazione anti-Covid per le persone con sindrome di Down e per i loro accompagnatori, cosiddetti caregiver. Si parte domattina da Potenza per poi proseguire nel pomeriggio nel Vulture Melfese e sabato a Matera. Adesso andiamo all'approfondimento sul dedicato appunto all'emergenza coronavirus, ai numeri di ieri: 90 guariti, ma ci sono 3 decessi. Su il dato dei ricoverati e dei focolai attivi, un lucano su 4 risultato positivo ieri e sintomatico. Impennata di casi a Matera, intanto da domani partono le somministrazioni, come dicevamo, ai soggetti affetti da sindrome di Down, saranno vaccinati anche gli accompagnatori. Tutti gli approfondimenti e comunque i numeri delle l'emergenza in questo pezzo di oggi del collega Michelangelo Russo. Sempre in ambito coronavirus c'è l'interrogativo dell'ordine degli infermieri, che dice: perché la mini task force da Roma, inviata appunto dal commissario Figliuolo per dare una mano nella campagna di inoculazione anti-Covid, l'ordine degli infermieri rivendica il coinvolgimento nella campagna vaccinale.
Restiamo sempre all'emergenza Covid con la cura degli anticorpi monoclonali approdata anche in Basilicata. L'annuncio è urbi et orbi, come si suol dire, ma il protocollo sulla terapia monoclonale è ancora top secret. Si parla appunto di questo annuncio rilasciato appunto da Bardi nei giorni scorsi. La politica degli annunci, Bardi ha gonfiato il petto sul nuovo trattamento, ma molti medici di medicina generale e pediatri non conoscono le procedure e l'arruolamento, quindi non si conoscono nel dettaglio i protocolli che i medici dovrebbero utilizzare per poter rendere queste cure, peraltro costosissime, fruibili. Si parla di cure che possono essere applicate a pazienti dai 12 anni in su e con particolari sintomi del coronavirus e non oltre, lo ricordiamo, il 10° giorno dalla presentazione dei sintomi. Andiamo avanti e andiamo al racconto di Monsignor Orofino, l'intervista che abbiamo fatto ieri a Monsignor Orofino. Finita questa quaresima con il coronavirus, torno tra la mia gente ma sono preoccupato dal vuoto politico, la negatività al tampone. Proprio nei giorni scorsi, lo scorso martedì, Monsignor Orofino vince la battaglia contro il Covid in un Covid hotel gestito dalla Caritas e dice le istituzioni avrebbero potuto fare altrettanto, istituendo appunto dei Covid hotel in tutta la Basilicata per evitare i focolai domestici. Il governatore Bardi poi l'ha stoccata alla politica. Il governatore Bardi, per la verità, non ha avuto modo di conoscerlo, mi sembra però un presidente un po' assente. Monsignor Orofino ci ha raccontato tutto il suo percorso della malattia, ma soprattutto della guarigione. È stato comunque un percorso difficile, come per tutti i malati di coronavirus, ma alla fine ha lanciato un messaggio di speranza non solo per quanti stanno vivendo questa malattia, ma soprattutto per chi purtroppo ha visto morire i propri cari per colpa di questo virus. Adesso cambiamo argomento e parliamo dei fondi in agricoltura. Anche la Basilicata con altre 5 regioni si schiera contro la proposta avanzata in sede di conferenza Stato-Regioni di una nuova ripartizione dei fondi in agricoltura. Umbria, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e la Basilicata respingono i parametri di assegnazioni. Ce ne parla Celestino Benedetto. In tema di politiche agricole l'Italia si spacca in due. Con Umbria, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, anche la Basilicata si schiera a difesa dei fondi europei per lo sviluppo rurale, esprimendo la ferma contrarietà rispetto all'ipotesi di una revisione dei criteri di ripartizione, come proposto dalle altre amministrazioni regionali, con l'avallo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disaccordo che gli assessori hanno espresso in sede di conferenza Stato-Regioni al tavolo della Commissione Politiche Agricole, facendo valere le istanze delle aree che sostengono da sole rappresentano il 60% delle aree italiane interessate dal PSR. La posizione è stata resa nota con un documento congiunto dal rappresentante dell'esecutivo lucano Francesco Fanelli, da Roberto Morroni per la Regione Umbria, Gianluca Gallo per la Calabria, Nicola Caputo per la Campania, Donato Pentassuglia per la Puglia e Antonino Scilla per la Sicilia. Attraverso una nota depositata agli atti dei lavori della Commissione, gli amministratori delle 6 regioni hanno definito come incomprensibile la proposta di ripartizione dei fondi formulata dal capo di gabinetto del Ministro. Essa viene contestata dagli amministratori, parte da un presupposto definito incontestabile, cioè che vi siano dei parametri per la ripartizione dei fondi FEASR che sia possibile definire oggettivi, quasi fossero elementi di verità scientifica in grado di rendere giustizia a tutte le regioni. Un criterio in grado di allocare le risorse in maniera equa, essendo già stato utilizzato in altre occasioni, e cioè per l'applicazione delle risorse assegnate per il de minimis. Tuttavia si evidenzia, tale regime è utilizzato in agricoltura per soddisfare esigenze emergenziali, dovute spesso a calamità naturali e volte al risarcimento del danno. Le risorse del FEASR, al contrario, sono esclusivamente destinate a colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e quelle più povere e marginali.
Adesso torniamo alla nostra rassegna stampa e andiamo al punto di vista di Nino Grasso, che oggi si è occupato della Suarb. Ecco come è stata depotenziata la stazione unica appaltante col silenzio della Giunta Bardi. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è stata approvata una PDL presentata dai consiglieri di Forza Italia, appunto nel Consiglio regionale di Basilicato, una PDL che ha proposto appunto il ridimensionamento della stazione unica appaltante di Basilicato, elevando appunto il tetto per le erogazioni minime degli appalti a 5 milioni di euro, invece prima era fissato a 1 milione di euro. Appunto la sottrazione di questa, delle competenze della Suarb potrebbero creare, secondo appunto il punto di vista di Nino Grasso, alcune criticità e soprattutto una mancanza di trasparenza sulle commesse e sugli appalti pubblici. Voltiamo pagina, andiamo adesso nelle pagine interne, in particolare a Matera, con una brutta storia di violenza sessuale, massaggi in zone erogene ad una ragazza minorenne, fisioterapista finisce in manette. Le indagini sono scattate dopo che la 14enne ha contattato il telefono azzurro, il 57enne incensurato, è accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di una ragazza, approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima. La vittima in particolare si è resa conto della violenza subita dopo aver visto una serie televisiva e quindi ha maturato appunto di aver subito una violenza sessuale e così l'ha denunciata. Adesso voltiamo pagina e andiamo allo sport con il calcio di Serie C, successo fondamentale per il Potenza nel recupero con la Cavese. Romero e Salvemini firmano il 2-0 che allontanano i rossoblù dalla zona a rischio. Luigi Santopietro. Il Potenza espugna lo stadio Lamberti, lascia al palo la Cavese e sale a quota 35 punti. Una vittoria fondamentale per l'obiettivo salvezza con la firma della premiata ditta Romero Salvemini, che fa segnare un più 4 sulla Vibonese e addirittura un più 19 sulla Cavese. Tanta roba! E il successo nel recupero porta addirittura il rossoblù a un solo punto dall'undicesimo posto, che potrebbe portare anche a un eventuale piazzamento playoff. Mister Gallo per l'occasione recupera Coccia, dirottato a sinistra, conferma Coppola, terzino destro, così come l'accoppiata Romero-Mazzeo con Ricci alle spalle. Dopo un inizio con tanto nervosismo, il match si sblocca al 34esimo, lancione di Bucolo, Romero e Mazzeo duettano di testa, poi il numero 9 rossoblù esplode il destro con palla sotto l'incrocio. 1-0, Pelucano, così dal nulla, Nicolò Romero. Il Potenza parte bene anche nella ripresa, c'è sempre il piede di Bucolo, cross perfetto per Bruzzo che di testa non fa male a Kucic. La Cavese non ha idee, il Potenza ha la giusta aggressività, Ricci scappa via a Marsupio che lo stende prima dell'ingresso in area. Secondo giallo ed espulsione per il numero 13 dei Blu Foncè. Col nome in più arriva uno dei rari pericoli per i Leoni, incursione di Natalucci che trova la grande risposta di Marcone che mette in angolo una sorta di rigore in movimento. Dalla bandierina va Scoppa, stacco sontuoso di De Franco, prodezza di Marcone che salva di nuovo il Potenza. Il Potenza al 67esimo ha l'occasione per chiudere il match. Romero apparecchia la tavolata perfetta per Bruzzo che si divora l'impossibile facendo fare un figurone a Kucic. Bucolo in forma strepitosa e cerca la gloria personale, sventola dai 25 metri, Kucic si distende e devia. È il momento dei cambi, fuori il sempre utile Mazzeo, dentro Salvemini. La Cavese tenta il tutto per tutto ma lascia molti spazi al Potenza. Si aprono le praterie e Volpe guida una transizione che è un 3-0 invitante per i lucani. L'attaccante è egoista ma Kucic gli dice di no. Coccia poi stende un tappeto a Salvemini che non sbaglia la stoccata dello 0-2. Francesco Salvemini al 38esimo in ripartenza, 2-0 del Potenza. Al 93esimo di Livio cerca ancora Salvemini che spacca la traversa che gli nega la gioia della doppietta personale. Poco male perché subito dopo arriva la parola fine sul match, vittoria da godersi per un paio di giorni. Sabato i Leoni saranno di nuovo in campo al Viviani contro la Juve Stabia in una gara che non ha più il sapore del dentro o fuori.
Adesso restiamo alla pagina sportiva con la Serie D, con il campionato di Serie D, Picerno all'esame Cerignola, Palo sarà una partita tosta, ma noi vogliamo continuare a stare in alto, il tecnico sfiderà mister Pazienza, sua vecchia conoscenza, sarà emozionante trovarsi contro, vedremo tutti i numeri in pagina, tutti i numeri della Serie D. Adesso restiamo sempre alla Serie D, alla fine del Tour de Force, Rotonda chiude il ciclo terribile con la settima gara in 3 settimane, biancoverdi ospiti della Cittanovese, tesserato il giovane difensore, classe 2003, Cardella. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a fra poco. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. E torniamo alla nostra rassegna stampa dando un'occhiata alla prima pagina della Gazzetta di Basilicata. Gli alizzati aspettano invano l'arrivo del team per i vaccini, anche qui si parla della campagna vaccinale anti-Covid dedicata alle categorie fragili. A Policoro 3 ore di attesa, che fine fanno le dosi non inoculate? E il presidente Bardi, non si legge bene ma proviamo a leggere, il presidente Bardi annuncia da domani i vaccini alle persone con sindrome di Down, anche qui si parla della Matera, della brutta vicenda di violenza sessuale nei confronti della ragazza 14enne. Adesso andiamo ai quotidiani nazionali, in particolare a Roma, blindati a metà, ok al decreto, no alle zone gialle, ok al decreto da parte del Consiglio dei Ministri, no alle zone gialle, ma scuole aperte anche in zona rossa, obbligo vaccinale per il personale sanitario e per i farmacisti, ipotesi deroghe. Andiamo adesso alla prima pagina di Repubblica, la talpa dei russi, l'inchiesta ha arrestato un capitano di fregata della difesa che vendeva documenti segreti della NATO agli 007 di Mosca, i soldi ogni consegna gli fruttava almeno 5.000 euro, il ministro Di Maio dice un atto ostile, espulsi i 2 agenti di Putin, la Cina, Shanghai, un super archivio custodisce i dati di migliaia di persone considerate terroriste dal regime. Anche qui poi si parla dell'emergenza Covid, l'Italia chiusa fino al prossimo 2 maggio, Brusaferro, così salviamo l'estate. Andiamo adesso alla prima pagina del Corriere della Sera, spie, c'è anche qui la tensione con Mosca, arrestato un ufficiale che vendeva carte segrete, Di Maio, un atto ostile, 5.000 euro a consegna, la moglie troppe spese, disperato per il mutuo. Vaccino obbligo anche per i farmacisti, torniamo all'emergenza Covid, Italia chiusa, tutte le regole per ripartire e Figliuolo approva il piano della Lombardia, ieri Figliuolo e Curcio sono appunto stati nella regione del nord per vedere a che punto è la campagna delle vaccinazioni per le categorie super fragili e soprattutto per gli over 80. Andiamo alla stampa, negozi, bar, viaggi, divieti di Pasqua, anche qui si parla dell'emergenza Covid, in particolare con un focus dedicato appunto al decreto che è stato approvato nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri, nel taglio alto, ufficiale spie e manette vendeva i segreti a Mosca. Draghi e Figliuolo, i conti non tornano, vaccini, aprile 500.000 dosi al giorno, ma ne avremo forse la metà, questo appunto è quello che dice il quotidiano, il Fatto Quotidiano, 8 milioni diviso 30, risultato 266.000, non mezzo milione, come il governo annuncia il piano in ritardo del 30%.
Vaccinazioni in ritardo di 3 mesi, siamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, un ritardo di 3 mesi, dice Sole 24 Ore, può bruciare 200 miliardi di PIL. Il Giornale, la prima pagina del Giornale, chiuso un altro mese, anche qui c'è il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri, obbligo di vaccino e scudo penale per tutti gli operatori sanitari, cancellate le zone gialle italiane, quindi ci saranno soltanto zone arancioni e zone rosse, le scuole però restano aperte, c'è l'analisi, Draghi sposa il rigore e dice no a Salvini, ricordiamo appunto che il partito di Salvini, la Lega, aveva chiesto una maggiori aperture. Adesso andiamo al Messaggero, riaperture legate ai vaccini, niente zone gialle fino al prossimo 30 aprile, ma sono previste deroghe per le regioni virtuose, scudo penale per i medici che inoculano il siero, scuola in presenza fino alla prima media. Aprile blindato, lo dice anche Avvenire, ma con vie di fuga. Il governo decide restrizioni irrivedibili nel caso di miglioramenti e l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Andiamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Italia, grandi numeri, inarrestabili gli azzurri che superano anche la Lituania per 2-0. Adesso diamo un rapido sguardo ai siti dei quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Militare arrestato per spionaggio, i colleghi, la figlia malata e tanti dossier tra le mani, Mosca, reagire, smorzare o prender tempo. Il nuovo decreto di Draghi, riaperture, scuole, spostamenti, come cambiano le regole fino al prossimo 2 maggio? Andiamo adesso a Repubblica rapidamente. Anche qui i segreti della NATO nelle medicine, l'ufficiale italiano spiava in cambio dei soldi russi. Andiamo poi all'emergenza Covid, Brusaferro, teniamo duro e anche grazie ai vaccini l'estate potrà essere diversa, appunto restando all'ambito dei vaccini, se l'AstraZeneca diventa Vax Zevria e sa di Romagna, appunto dei giorni scorsi la notizia del cambio di nome del siero prodotto da Oxford. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi rimando a tutti gli altri spazi informativi sulla Nuova TV a partire dalle 10 con il TG Flash, poi alle 10.30 c'è Prima Notizia, l'approfondimento con Celestino Benedetto e i suoi ospiti. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.